Ciao ragazzi qui Redex, oggi andremo a fare l'analisi della ASUS ROG Strix B550XE Gaming Wi-Fi, scheda madre che riprende quello che è il VRM della Dark Hero e ovviamente la utilizza nel chipset B550, quindi diventa la top di gamma del chipset B550 per ASUS e va ad essere prezzata su Amazon a circa 350 euro. Ovviamente al momento è scesa di prezzo e sta circa sui 310, prezzo che va quindi più a poter competere con quelle che sono le altre top di gamma di MSI e naturalmente di Gigabyte di ASRock. In questo caso andiamo quindi a fare un'analisi di quelli che sono i VRM e naturalmente delle varie feature. Eccoci sul PCB di quella che è la ROG Strix B550XE Gaming Wi-Fi di ASUS. Andiamo quindi a vedere quelle che sono le feature del pannello input e output, partiamo da qui e ritroviamo per prima cosa il BIOS Flashback, il pulsante di BIOS Flashback che vi permette quindi di andare a aggiornare quello che è il BIOS senza la presenza della CPU. Se l'avete a CPU montata non fa niente, potete farlo anche con la CPU, ma in questo caso vi permette di farlo senza la sua presenza, basta alimentare quello che è l'8 pin e il 24 pin e già così vi basta per poter andare a aggiornare il BIOS. Naturalmente in questo caso la XE è già aggiornata nativamente per quelli che sono i Ryzen 5000, quindi un 5600, 800, 900, 950X saranno già pronti per essere installati su questa scheda madre. Non avete bisogno quindi di aggiornare il BIOS, però naturalmente i vari aggiornamenti BIOS che poi usciranno potete farli tramite appunto il BIOS Flashback invece che tramite BIOS. Ancora, il BIOS Flashback ha una seconda utilità che è sicuramente quella più importante, ovvero di poter andare ad aggiustare un eventuale brick di una scheda madre, poiché un BIOS, magari un aggiornamento BIOS è andato male, potete andare a flashare quello che è un BIOS precedente e quindi in questo caso riuscire a ripristinare un eventuale brick. Ritroviamo 4 USB 2.0, in questo caso l'ultima è collegata a quello che è appunto il pulsante di BIOS Flashback dove mettere la pen drive con la ROM. Ancora, ritroviamo 3 USB 3.1, in questo caso dotazione di USB un po' scarna, perché comunque 7 USB, di cui soltanto 6 Type-A, sono forse un po' poche. Comunque, ritroviamo appunto 3 USB 3.1, anche dette 3.2 di generazione 2, poiché portano fino a 10 Gbps di linea di banda teorica passante. In questo caso lo si riconosce anche dal simbolo Super Speed con il 10 vicino e naturalmente dal colore rosso delle USB. Inoltre ritroviamo 2 di formato Type A e una di formato Type C. Infine ritroviamo un HDMI e un DisplayPort per quella che è un'eventuale APU. In questo caso sicuramente non è adatta a un APU, ma voglio dire comunque è una dotazione completa quella che dà, perché comunque da DisplayPort e HDMI, quindi sicuramente vale la pena averli. Ancora Intel LAN i225V da 2,5 Gbps, bene. Ancora Wi-Fi 6 AX200 con Bluetooth 5.1. In più ritroviamo un Type-C per l'audio, che dovrebbe essere una 2.0, e naturalmente nel quello che è appunto il bundle della scheda madre ritroviamo anche un adattatore per il jack da 3,5. Poi ritroviamo 20 altri restanti jack da 3,5. Passiamo quindi a quello che è il PCB della scheda madre. Partiamo dall'alto, ritroviamo un EPS 12V, un 8 più 4 pin, in questo caso per alimentare quella che è la CPU della scheda madre. E naturalmente vi basta inserire anche solo l'8 pin, poiché il 4 pin supplementare non ne avete bisogno per tutta la serie di Ryzen, ma comunque l'8 pin da solo riesce ad alimentare completamente qualsiasi CPU. In questo caso se lo avete potete connettere anche il 4 pin supplementare, se non lo avete potete tranquillamente non connetterlo. In questo caso non è richiesto, ma se ovviamente dovete fare un overclock con azoto liquido e vi serve più potenza avete bisogno del 4 pin supplementare, altrimenti andate a fondere quello che è l'8 pin. Allora, passando avanti ritroviamo CPU fan, IO pump e CPU OPT. CPU fan per quello che è il dissipatore ovviamente della CPU, CPU OPT, un CPU optional, quindi un secondo CPU fan che può essere utilizzato per un secondo radiatore, IO pump naturalmente per mandare quello che è la ventola della pompa dell'IO al massimo, RGB standard, quindi in questo caso non addressable, con 12V red, green e blu, che sono appunto i pin di questo header, e in questo caso vi permette di utilizzare gli RGB non addressable, quelli standard. Debug LED utile per andare a fare un troubleshooting rapido, quindi una diagnostica veloce di quella che è la
la scheda madre per andare a capire se il problema è al boot, alla GPU, alla RAM o alla CPU e vi fa capire subito dove sia il problema, senza specificarvi però quale sia il problema, a differenza di quello che è il postcode che ritroviamo in questa posizione qui, che vi dà invece delle informazioni più dettagliate, quindi vi dice qual è il problema, ma non vi fa capire subito dove sia il problema. Quindi questo dà informazioni più dettagliate ma più lentamente, perché comunque vi dà delle cifre alfanumeriche che dovete poi trovare sul manuale perché non potete mai ricordarle tutte a memoria. Mentre il debug LED, soprattutto questo di ASUS che ormai ha capito che bisogna colorare i vari LED in modo tale da farli riconoscere più rapidamente, vi permette quindi di fare una diagnostica più rapida. Sicuramente sono due feature utili, anzi utilissime, che io consiglio caldamente almeno di avere il debug LED per riuscire a fare un troubleshooting rapido. Ancora ARGB, quindi RGB addressable con 5V data ground e il pin mancante. Ancora 24 pin per l'alimentazione di tutta la scheda madre. Qui ritroviamo un buco per una termocoppia, per un termistore che vi permette quindi andare a misurare quelle che sono le temperature in tempo reale della CPU. Inoltre qui sulla parte della dissipazione, oltre ai due monoblocchi, ritroviamo anche un heatpipe che va quindi ad andare a fare contatto con tutti quelli che sono i MOSFETs del VRM. E in più ritroviamo anche una Delta Fan di ASUS che va quindi a fare una dissipazione attiva di quello che appunto sono i VRM. La ritroviamo qui, questa è una visuale vista appunto soltanto sulla parte del Heatsink, con appunto questa ventola, se non sbaglio, da 40-40, sì, di piccole dimensioni comunque, che va quindi a dissipare attivamente quelli che sono i VRM. La dissipazione attiva è molto utile poiché migliora decisamente quelle che sono le temperature. Essenzialmente con col tipo di VRM che abbiamo già visto con quella che è la Dark Hero, sicuramente non c'è bisogno in realtà di una ventola che vada a dissipare attivamente quelli che sono i VRM, ma ASUS comunque vuole dare il massimo delle prestazioni per quelle che sono le schede madri, e quindi così come con le Z490 ha inserito spesso lo spazio per mettere una ventola o comunque il supporto per mettere la ventola, in alcune schede madri, soprattutto le top, cerca di mettere direttamente la ventola che va a fare quindi una dissipazione attiva. Sicuramente è una valida scelta da parte di ASUS, ma che non tutti apprezzano comunque per il rumore delle ventole, perché molti odiano i rumori delle ventole, ma in questo caso sicuramente è una soluzione che porta i VRM ad avere sicuramente delle temperature migliori. Ancora, passando avanti, ritroviamo USB 3.2 di generazione 1, che porta ovviamente 5 Gbps come detto prima, e in questo caso va a connettere questo header al pannello frontale del vostro case per avere quelle che sono le USB 3.0 per il pannello frontale, quelle blu per intenderci. Mentre qui ritroviamo le USB 3.2 di generazione 2 che portano 10 Gbps, e in questo caso vi permette di usare le USB, quelle rosse per intenderci, 3.1 per il pannello frontale. In questo caso, se avete soprattutto una Type-C sul pannello frontale, in genere si connette sempre a questo tipo di connettore. Quindi fate attenzione, se avete una Type-C sul case, cercate bene questo connettore per poterla connettere. Ancora 6 porte SATA per SSD, hard disk, DVD, masterizzatore e così via, che vi permettono quindi di utilizzare eventuali storage supplementari o comunque tutte quelle che sono le connessioni SATA. E passando avanti ritroviamo il front panel 1 e il front panel 2, ovviamente questo per il pulsante di accensione, di reset, per i LED dell'hard disk e così via, mentre il secondo serve per lo speaker e il buzzer. Qui ritroviamo il nostro ClearcMOS, il nostro jumper per il ClearcMOS. Non abbiamo alcun pulsante in questo caso per fare un ClearcMOS come c'era sulla Dark Hero. Infatti, se ricordate le differenze tra la Dark Hero e quella che è la XE, essenzialmente condividono lo stesso VRM, quindi per chi ha visto il video della Dark Hero sa già cosa aspettarsi da questo VRM. Però c'è un'unica differenza: le feature che dà la Dark Hero sono molto più avanzate, in particolare indicate per quelli che sono un custom loop per un eventuale raffreddamento d'azoto liquido, sono comunque più indicate per una determinata fascia di persone, che è soprattutto una nicchia di persone che fa un uso della scheda madre decisamente più elevato. Quindi la XE va per uno standard più basso, ma comunque con la maggior parte delle feature diciamo già presenti sulla scheda madre, quelle che possono servire a tutti, diciamo. Thunderbolt 3 add-in card, quindi per aggiungere un'eventuale scheda di espansione che vi permetta quindi di utilizzare sul retro del vostro case un eventuale Thunderbolt 3, naturalmente per poi fare lo scambio dati e così via.
Ancora USB 2.0, USB 2.0, naturalmente sempre per il pannello frontale del case, un sensore per le temperature e ancora un chassis fan, ARGB con quindi 5 volte da ground e il pin mancante, quindi per gli RGB addressable, questo è il secondo. RGB standard, quindi 12 volte red, green e blu, ancora il secondo RGB standard. Chassis fan, ancora il postcode di cui abbiamo già parlato. E ovviamente l'audio per il front panel, quindi per i jack audio frontali, con appunto anche un'uscita SPDIF out. In questo caso, dato che non abbiamo poi sul pannello input e output un SPDIF out, lo ritroviamo qui. Ovviamente questo va per poi una scheda audio dedicata. Si connette questo header a quello che è il chip integrato, il Supreme FX S1220A di Realtek, in questo caso chip di fascia alta per quelli che sono appunto le schede integrate audio, che comunque non arrivano a quelle che sono schede audio dedicate di un certo livello, ma che comunque garantiscono una buona performance lato audio se volete non utilizzare una scheda dedicata ma una scheda integrata. Ancora, direi di passare a quello che è il chipset. Il chipset è ovviamente quello B550. In questo caso va a diramare poi le varie linee per quelli che sono i PCI, il secondo M2, e ovviamente per quello che è lo slot da 16, il terzo. In questo caso, per differenziare bene quelle che sono le linee PCI, come abbiamo già chiarito nel video appunto delle linee PCI. Quelle che sono le linee della CPU, in questo caso per un eventuale CPU Ryzen di serie 3000 e 5000 che garantisce le linee 4.0, di generazione 4.0, avete in questo caso il primo M2, il primo NVMe con quello che è le linee X4, ovviamente con 4 linee di generazione 4, il primo slot, in questo caso da 16, fisicamente da 16 e elettricamente da 16, con 16 linee PCI, sempre con linee 4.0. E il secondo slot, ovviamente in questo caso da 16 con 8 linee, perché derivano da 8 dalle 16 linee del primo slot, 8 derivano poi nel secondo. In questo caso vanno quindi a essere unite e diventano X16 con 8 linee e X16 con 8 linee. In questo caso vi permette quindi di fare un eventuale SLI, NVLink o comunque un eventuale crossfire. E naturalmente vi permette di utilizzare quella che è il multi-GPU, poiché la maggior parte del chipset B550 non permette quello che è un eventuale SLI o un NVLink, perché appunto non possiede in generale un secondo slot con linee appunto della CPU, o comunque se lo possiede spesso non ha la certificazione ufficiale per l'SLI e l'NVLink. Il crossfire, come vi ho detto, è diverso, poiché comunque utilizza soltanto 4 linee, quindi potete fare anche un 3-way. Allora, passando avanti, quelle che sono invece le linee del chipset vanno a quello che è lo slot PCI da 1 con appunto un'unica linea, il secondo slot che appunto si connette sempre con un'unica linea e il terzo slot che invece è da 16 ma con sole 4 linee, che le quali ovviamente diventano non più 4 ma 2 se avete connesso o uno slot da 1 o l'altro slot da 1 o entrambi i slot da 1, in questo caso perché sono condivise. Mentre il secondo M2 in questo caso è sempre con linee del chipset, quindi con PCI 3.0 sono sempre 4 linee per il chipset, da parte del chipset, ma in questo caso sono condivise con quelli che sono i slot SATA 5 e 6, quindi se utilizzate il secondo M2 il slot SATA 5 e 6 verrà disabilitato. In questo caso il primo M2 ovviamente con Heatsink, PCI 4.0 4 linee della CPU, lunghezza massima 22110, lunghezza minima 2242. Il secondo M2 sempre con Heatsink, con PCI 3.0 dal chipset con 4 linee e una lunghezza massima 22110 e lunghezza minima 2242 anche in questo caso. Qui ritroviamo la nostra batteria tampone già rimossa e direi che con la maggior parte delle feature inferiori abbiamo già detto tutto. Ancora un altro chassis fan, qui ritroviamo il nostro BIOS, in questo caso ritroviamo un SPI. Non è ben definita la sigla, ma dovrebbe essere un Serial Peripheral Interface che vi permette quindi di andare a fare un eventuale flashcard per il BIOS, quindi dovrebbe essere un accesso a quello che è il BIOS per eventuali flash manuali, ovviamente. Che altro dire? Quelle che sono le feature le abbiamo un po' definite tutte, sia sul pannello sia appunto su quello che è il PCB della scheda madre. E come vi ho detto, con la Dark Hero
cambiano principalmente quelle che sono le feature secondarie, quindi la Dark Hero possiede più fan, possiede sicuramente più feature per quelli che sono appunto i custom loop, per quello che è l'azoto liquido e così via. In generale sono feature che possiamo tranquillamente ignorare se non le utilizziamo e se non abbiamo bisogno di queste feature. Quindi una B550XE è sicuramente più conveniente di una Dark Hero, poiché comunque costa più di 200 euro in meno. Passando avanti, l'altra feature di questa scheda madre è che nel bundle viene inserito anche questo HyperM2 X16 Gen 4 card, semplicemente una card di espansione che vi permette quindi di utilizzare altri 4 slot per M2, arrivando ben a 6 M2. Questa è una scheda in generale utilizzata molto su quello che è l'utilizzo appunto workstation, quindi non ha tanto senso mettere questa scheda all'interno di questo bundle, perché sì, a molti potrebbe far comodo, poiché dicono sì, ho altri 4 M2, però considerando che comunque va a occupare un eventuale slot da 16, sicuramente ha bisogno comunque delle linee 4.0, altrimenti utilizzerete le 3.0, in particolare per le linee poi elettriche ha bisogno sicuramente almeno di 8 linee. In questo caso, non ha tanto senso metterla in bundle con quella che è una XE. Non ci trovo l'utilità, poiché questa è una scheda madre principalmente utilizzata per gaming. Può andare tranquillamente a essere utilizzata anche per workstation, ma non è molto indirizzata a quell'ambito. Quindi non ha tanto senso mettere questa scheda, di espansione. Anche perché comunque possiede 2 M2 e sinceramente non trovo che ci sia bisogno di arrivare a 6 M2. Vorrei capire almeno arrivare a 4, ma arrivare a 6 mi sembra un'esagerazione. Detto questo, passiamo quindi a quello che è il VRM di questa scheda madre e naturalmente ritroviamo la stessa configurazione che ritroviamo appunto sulla Dark Hero, quindi una top di gamma sicuramente per quanto riguarda appunto la configurazione. Ritroviamo 14 fasi per quello che è il V-Core, 2 fasi per quello che è il V-Soc, che si ritrova in questa posizione intermedia, poiché come abbiamo sempre detto, quando ritroviamo i condensatori in linea retta, questo significa che il V-Soc non si trova appunto nella parte finale, ma si troverà o nella parte intermedia o appunto nella parte del V-Core stesso. Passando quindi a quelle che sono quello che è il PWM, ritroviamo una SP1405i, che abbiamo già visto più volte, semplicemente un rebrand da parte di ASUS dell'IR35201, che quindi gestisce 8 fasi, in questo caso configurato in una delle sue configurazioni massime, ovvero in 7 più 1. Non è la massima perché l'abbiamo visto anche in 8 più 0, in questo caso non dando fasi a quello che poi è il VSOC. Ovviamente più che altro l'abbiamo visto forse magari con quelle che sono le Z490 e Z390, più con Intel che magari con AMD. Quindi, parlando poi di quelli che sono i MOSFETs, ritroviamo ancora una volta i Texas Instruments X95410RR, quindi quelli da 90 A con high-side, low-side e dual MOSFETs integrato in un unico power stage. Parliamo quindi di oltre 1000 A di capacità per quello che è il solo V-Core. E naturalmente è sicuramente overkill per qualsiasi CPU Ryzen venga applicata su questa scheda madre. Sicuramente la curva di efficienza dei MOSFETs in questo caso, quando la si va a caricare troppo poco, quindi con ad esempio un 6-core o un octa-core, è forse troppo poco, arriva addirittura alla sua inefficienza, perché magari come possiamo pensare, un octa-core arriva a mettere un massimo un carico di 100 A. Se un unico MOSFET è già da 90 A, vogliamo immaginare che non arriva neanche al 10% del carico di tutta la scheda madre. Quindi, essenzialmente, questa scheda madre non è fatta per un octa-core, non lo è in realtà neanche per un 12-core come il 3900X o il 5900X, ma è più adatta a un 5950X, e anche in quel caso è decisamente overkill. A mio avviso, se non utilizzate almeno un 12 core o un 16 core su questa scheda madre, non ha senso che voi vi approcciate a questa scheda madre, poiché il VRM è completamente overkill per qualsiasi altra CPU. Detto questo, sono solo considerazioni mie, potete anche tranquillamente metterci un quad core, però non ha tanto senso a mio avviso, soprattutto per il prezzo alla quale è proposta, sicuramente ha senso se abbinata a una CPU di fascia più elevata.
Per quello che invece riguarda la VDRAM, è un classico RICTEC RT8125D, un monofase, che ovviamente gestisce due side e due low side, quindi sempre un'unica fase, ma con i MOSFETs in parallelo sia per i side e low side, che sono sempre i VShade Hira 14DP. Inoltre, quella che è la topologia della RAM, quindi del layout RAM, e il layout di EasyChain, che ovviamente abbiamo visto ormai nella stragrande maggioranza delle B550, forse soltanto qualche ASRock ha la T-topology, ma comunque la EasyChain va a dare preferenza a quello che è il secondo e il quarto slot. Questo significa che per ragioni di impedenza, il secondo e quarto slot sono quelli che riescono ad arrivare alle prestazioni maggiori, alle frequenze maggiori. Quindi se dovete fare overclock della RAM, è naturale che dovete mettere la RAM nello slot 2 e nello slot 4 per avere le massime performance. Ora, tralasciando quello che è il discorso di Gamer Nexus su eventuali 4 slot occupati, quello è più un discorso da fare sul single rank e il dual rank, che magari faremo in una sede diversa. Ma essenzialmente, se dovete fare overclock, se dovete utilizzare della RAM al massimo della sua frequenza, vi consiglio ovviamente di metterla nel secondo e quarto slot e di occupare soltanto quelli, per ragioni appunto di impedenza. Ancora, direi di passare direttamente alle conclusioni di questa scheda madre. Sono 7 fasi quindi in parallelo, come sempre il teaming di ASUS. Infatti sulla parte posteriore non ritroviamo alcun doubler, non ritroviamo nulla di nulla. E invece su quello che è la fase per il VSOC, anche questa è ovviamente in parallelo perché non abbiamo una seconda fase da quello che è l'IR35201 o ASP14005i. E l'unica fase ovviamente per la VDRAM con i MOSFETs in parallelo. Conclusioni di questa scheda madre: costa sicuramente molto, poiché comunque non è una B550 economica, ma va ad attestarsi su un prezzo di 300-350 euro. Quindi va un po' a dare competizione a quella che è la B550 Master. Però la B550 Master a sua volta è già molto più economica, poiché ormai è già scesa di prezzo sui 2,70. Essenzialmente la Master garantisce comunque performance elevatissime, perché parliamo comunque di temperature molto simili a quella anche della ROG Strix, la X in questo caso, ma possiede comunque un gruppo lamellare al di sopra, eccetera, e garantisce comunque performance simili. Ora, costa 70 euro di meno, quindi bene o male la Master a mio avviso continua ad avere un vantaggio sia ovviamente economico, ma comunque anche di prestazioni su quella che è la ROG Strix, perché comunque la ROG Strix XE non ha tanto senso a quel prezzo, paghi molto quello che è ASUS, quindi sicuramente le feature sono tantissime e molto complete e anche il bundle che viene inserito è sicuramente molto valido. Quindi, magari se tolto quel bundle all'interno, che a mio avviso non ha tanto senso, questa scheda madre poteva costare quindi una cinquantina di euro in meno, andare quindi nella stessa fascia di prezzo di quella che è la Master e andare a fare competizione e quindi avere un senso su quello che è il mercato, ovviamente, italiano in questo caso. Detto questo, è sicuramente una scelta molto valida, se volete acquistarla vale la pena farlo, ma ovviamente considerate anche di acquistarla soltanto se ne avete realmente bisogno per ovviamente una CPU Ryzen di fascia elevata come un 12 core o un 16 core. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, naturalmente ci vediamo in un prossimo video, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, eccetera, eccetera, e ovviamente se avete bisogno lasciate un commento, io cerco di rispondere a tutti nei limiti delle notifiche di YouTube. Detto questo, un saluto, Redex.